Ottimi piazzamenti e risultati incoraggianti in tutti i settori. È già positivo il primo bilancio della Fanum Fortuna Nuoto, che ha avviato la stagione agonistica il 14 novembre scorso. Gli atleti della categoria assoluti sono scesi in acqua a Pesaro per la gara di qualificazione al campionato regionale, in cui si sono visti subito i frutti dell'impegno profuso in allenamento. Buoni infatti i riscontri cronometrici ottenuti. Il fine settimana successivo ha visto protagonisti master al prestigioso trofeo di Riccione, a cui hanno partecipato oltre 1000 atleti provenienti da tutta Italia in rappresentanza di circa 80 società. Anche in questo caso da segnalare le buone prestazioni di tanti nuotatori. Il loro impegno ha portato a un bottino di 5 medaglie d'oro, 9 argenti e 3 bronzi, oltre a un piazzamento al 13° posto nella classifica finale di società. Infine, domenica 21 novembre, hanno fatto il loro debutto i giovani esordienti della Fanum Fortuna Nuoto nella gara provinciale di Montecchio, anche qui con riscontri interessanti. Sì, è stato davvero un buon inizio di stagione per i nostri ragazzi, che hanno gareggiato in 3 manifestazioni federali a livello assoluto, esordienti e master. I ragazzi si sono davvero ben distinti, hanno migliorato i loro primati personali e quindi è stata una grande soddisfazione per tutti i tecnici del settore agonistico, Roberto Tonelli, Marianna Bartolucci, e per l'allenatore dei master Marco Ricci. Gli allenamenti però proseguono, quali sono le prossime tappe? Certo, gli allenamenti proseguono, abbiamo già progettato un collegiale invernale a Sarnano con tutti gli atleti della squadra agonistica. Saranno 5 giorni di allenamento in zona montana per far anche avere delle esperienze di natura diversa, no? Di gruppo ai ragazzi, e per farli allenare al meglio. Anche i master a proseguito russo continueranno a gareggiare in altre manifestazioni in programma dicembre e gennaio, mentre gli atleti della squadra assoluta e gli esordienti si preparano per i campionati regionali che si terranno a febbraio e a marzo. Veramente l'attività della nostra scuola nuoto federale, che anche in un periodo non molto favorevole, no? Come tutti sappiamo, si è distinta perché abbiamo avuto veramente un notevole riscontro di partecipazione e di iscrizioni ai corsi di scuola nuoto per bambini, adolescenti e adulti, e anche per l'acqua gym e per la ginnastica dolce e per tutte le attività comprese. Noi abbiamo sempre avuto molta attenzione per le esigenze dei diversamente abili. Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare direttamente la Fanum Fortuna Nuoto. Abbiamo uno staff tecnico veramente all'altezza, che sta svolgendo un lavoro davvero di grande qualità.